sempre, che veramente la Lazio sia la formazione dal punto di vista sportiva, di spirito, di spogliatoio, di master, di mister, pardon, e di master, che sarebbe lei, la squadra più qualificata a vincere. Le faccio i miei più sentiti rallegramenti e spero di averla sempre, la sua squadra, ad animare in maniera così ammirevole il nostro meraviglioso gioco del calcio. E la sua trasmissione, che siete stati sempre vicini anche nei momenti più delicati alla mia società. Questo mi fa piacere, anche se non vorrei che da qualcuno fosse interpretato come un atteggiamento di parte nostro. Noi siamo sempre per la verità. La ringrazio. Grazie Presidente, ma non mi dare il lei, ci diamo il applauso. Guarda ci applaude. Grazie, complimenti e viva la Lazio di Cragnotti. Allora, andiamo da Lia Capizzi che ci dice Giraudo. Come l'ha presa Giraudo, soprattutto mi sembra, sulla partita che secondo lui non andava rigiocato il secondo tempo, e poi ci sono degli scontri, ci sono stati scontri, ve lo dicevo, non così, non è che ingrandivo la notizia, perché la notizia ufficiale dell'ANSA ce la dà Riccardo Est. Allora, Est e Lia Capizzi, le due notizie. Sì, non è un mistero che la decisione di Collina non sia piaciuta alla Juventus, e nei lunghissimi minuti, questo è un retroscena svelato, tra l'intervallo e la ripresa del gioco è sceso in campo anche l'amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, che ha protestato con decisione contro appunto la continuazione dell'incontro. C'è stato anche Aldo, il capitano bianconero Conte, che ha cercato di insistere, e qualcuno ha anche detto, ha quasi implorato Collina a chiudere tutto e a rinviare, e Conte ha fatto notare a Collina che secondo lui non c'erano le condizioni ideali. Scusa per... Lia, questa è una notizia molto delicata, non vorrei, questa è una notizia di ANSA. Questa, sì. Questa è una notizia di ANSA, anche perché c'è da dire che nessun Voglio dire, significa che la Juventus non voleva proseguire la partita. La Juventus non voleva, nessun giocatore comunque della Juventus, Aldo ha parlato, perché sono tutti in silenzio stampa, le dichiarazioni ufficiali oggi sono soltanto quelle di Moggi ed Ancelotti, quindi questo per quel che riguarda Perugia. Ancelotti, ma... abbiamo una dichiarazione proprio noi, lo vedremo, lo sentiremo Ancelotti, certo, come sentiremo tra Aldo, poco Mazzone, il trionfo del calcio pulito. Restiamo a Perugia perché c'è da registrare una denuncia, in questo caso è grave, e la denuncia del presidente del Perugia, Gaucci, che ha detto di essere stato insultato alla fine della partita da alcuni giocatori della Juventus mentre stava facendo, o meglio concedendo, un'intervista. Mi hanno ripetutamente dato del bastardo, ha detto Gaucci, io li ho riconosciuti questi giocatori della Juventus, in quel momento erano presenti anche alcuni responsabili dell'ufficio indagini e hanno annotato tutto. Mi aspetto che l'episodio venga punito, ha continuato Gaucci, venga punito e condannato severamente, perché io ogni volta che ho offeso qualcuno ho pagato. Poi in questo istante è arrivata, me la passava grazie Gigi Meroni, la dichiarazione di uno dei due disegnatori, Paolo Bergamo, che era a Perugia, al Curi, in tribuna ha detto Bergamo: Collina ha avuto nervi saldi in un momento esplosivo. Questo quanto è accaduto a Perugia, ma attenzione perché ci sono novità che arrivano da Torino e ce le riferisce Riccardo Este. Intanto ci hai dato una notizia grave, voglio che i tifosi juventini, i tifosi laziali e soprattutto quelli che sono in ascolto e in visione del processo, i nostri telespettatori, si rendano conto di una notizia molto grave. Gaucci denuncia un'aggressione da parte dei giocatori juventini che lui dice di aver identificato. Però, Verbale, però è sempre, diciamo, lo dice Gaucci, quindi a scanse qui, e la notizia è sempre ufficiale dell'ANSA, è vero Lia? È ANSA, la maggiore agenzia italiana ufficiale. Ragazzate, dai. Allora, ragazzate probabilmente, certo. Allora, sentiamo Esther, che cosa sta succedendo a Torino? Che è anche questa è una notizia ufficiale dell'ANSA, momenti di tensione a Torino, i tifosi della Juventus sono subito scesi in piazza a Torino per protestare, un corteo ha invaso le strade del centro, bloccando il traffico in piazza San Carlo e nella piazza della stazione. Sei minuti di intervallo fra il primo e il secondo tempo crea questi grossi problemi alle società che, a mio modo di vedere, hanno sotto il profilo regolamentare torto, ma sotto il profilo, come ha detto Mosca all'inizio della partita, una certa ragione, perché stare 86 minuti senza giocare la partita ti rende nervoso, c'è chi aveva più da perdere una squadra che era la Juventus e meno da perdere che era il Perugia. Quello che voglio dire a Melli con simpatia è questo. Dico Melli, te che però sei... Però prima l'attaccavate sempre a Melli. No, ma l'attacco, lo voglio attaccare ora, ma lo devo attaccare, perché bene, lui è arguto, e lui è sempre arguto, c'ha sempre sottintesi Melli. Ma se fosse successo a Melli,
gli 86 minuti dell'intervallo fra un primo e secondo Ammelli, tempo. Ammelli, alla Lazio. Ammelli, non alla Lazio. Ammelli, fosse un dirigente della Lazio, gli fosse successo 86 minuti. Lui come poteva prendere una situazione del genere? Era che il sistema aveva rovinato il campionato. Cioè, e sono queste le cose a cui uno si fa una certa domanda. Perché Melli non vuole riconoscere in questo caso che il campionato è andato dritto, perché il direttore di gara ha rappresentato la regolarità del suo intento? E riconoscere che il calcio è pulito. Capito, Melli? Non si può tutte le volte andare... Ma io non riesco, scusa, Meneguzzi, io non riesco innanzitutto a capire perché tu personalizzi questo tipo di discorso. No, ma personalizzo no, scusa, perché, scusa, Melli, sei un difensore, ha capito, ma giustamente... Io credo, guarda, io chiudo il campionato, innanzitutto non rappresento una squadra di calcio, oppure la Lazio, no, eccetera. No, la televisione però, rappresenti le però, squadre di calcio. Però ti assicuro, no, che, le rappresenti. Che, ti assicuro che chiudo il campionato con una grande soddisfazione morale, perché io ho sentito dire da molte parti, e anche lì da voi, che era impossibile che la Lazio vincesse lo scudetto. E ma allora come non c'entra niente, no, scusami, no, scusami, mi devi dire, Melli, io ti dico che perché qui c'entra il fatto, io ho detto che la Juve secondo me non dovrebbe fare una cosa, non puoi parlare, riprende la linea dopo. Scusa, io volevo dire, accogliendo in parte quello che ha detto prima il maestro Zeffirelli, io ti dico, oso dire che questa sera anche la Juventus è contenta per lo scudetto vinto dalla Lazio. Accidenti, è contenta perché ne trarrà dei vantaggi la stessa Juventus dal punto di vista dell'immagine. Perché questo campionato si era cacciato veramente in un tunnel e forse adesso si vede una schiarita. Ma se fosse successo alla Lazio 86 minuti di intervallo e perdi la partita, non puoi dire che è una cosa calcio, così accaduta, perché si giocava nel calcio, questo è il discorso che ti voglio fare. Nel calcio si è giocato, si sono giocate partite anche che non si vedeva, un metro. No, ma io non attacco l'arbitro, te l'ho detto avanti, non attacco l'arbitro, ti ho detto che collina è dalla parte della ragione, ma hai capito? Perché lui dipende da lui, non è dalla parte della ragione, io torno sul discorso. L'irregolarità dell'ultima partita che ha deciso, questo vorrei chiarire, che ha deciso lo scudetto, ribadisco, apro e chiudo la parete. Ma non è irregolarità, Maurizio. E chiudo la parete. 86 minuti di intervallo. Noi ci siamo. No, su quel campo, collina. Ma non è un'irregolarità, ingiustamente, Maurizio. E scandalosamente costretto la Juventus a una battaglia irregolare nel fango. Ma questa è la mia Maurizio, ecco perché chiedo a Melli, ma perché ora non dice... Giraldo ha tolto il punto giusto. Ma guarda, questo è quello. Se ne sono giocate centinaia, Maurizio, di partite. Ma non guardare centinaia, si sono giocate partite che non si vedeva un metro di distanza. Si sono giocate partite di tutti i tipi. Scusate un attimo, mentre i torti fatemi cui... disciplinare il dibattito, dopo Melli deve parlare, scusa, Corno che voleva inutile andare indietro i vent'anni, andiamo a oggi, a Maurizio e a Meneguzzi, volevo dire, vogliono parlare di Giambattista, Teutino, ma lo capisci cosa volevo chiedere a Melli o no? Perché non mi riesce a spiegare. Fosse successo a lui 86 minuti di intervallo, allora, cosa dicevi della Melli? Ma non so cosa succede, non posso
succedere a me? Cosa dici ma del Lazio che succedendo? Ti fa 86 minuti di intervallo pur avendo ragione? Ma l'arbitro ha ragione, guardi Paglia, l'arbitro ha ragione. Tento di farmi spiegare. Meli, rispondi, Franco, rispondi a Menicucci e poi mandiamo la pubblicità. E andiamo in fila per 40 minuti. Menicucci, ti tranquillizzo subito. La situazione di oggi riguardava tutte e due le squadre. I torti da cui proveniamo, gli interminabili torti da cui proveniamo, riguardavano spesso, c'era un danneggiato e c'era un favorito. Cioè i torti da cui proveniamo sono... Hai domandato a lui, se tu Melli come dirigente, lui risponde a Plurale, certo. Fallo rispondere. No. Tu, caro Menicucci, ti conosco, tu non puoi dar torto a Collina, glielo vorrei dire. Non gli do torto a Collina, perché Collina ha ragione, io voglio sapere se fosse stato all'incontrario. Maurizio, perché io sono per il rispetto delle regole. Le regole sono che l'arbitro a sua discrezione fa come gli pare e piace. Però ora gli va bene che fa come gli pare e piace. Uno che sbaglia non gli va bene. È un ragionamento distorto che semina violenza. No, te hai seminato violenza. Perché non la situazione te di oggi, violenza la situazione lunedì. Di non oggi io. Riguardava seminata due te violenza. Riguardava hanno fatto due squadre. La guerra a Roma. La situazione hanno di fatto oggi. La guerra a Roma per la situazione di oggi riguardava due squadre. No, Aldo. Aldo, c'è Ilario e Giovan Battista. Mi fate chiamare la pubblicità. Sei malafede. No, non ti permetto di dirmi malafede. No, non sono di malafede. Malafede con la M minuscola. Perché Melli non ha rimettato nessuna violenza. No, se eventualmente se qualcuno ha alimentato la violenza dopo Aldo, c'era Ilario che voleva intervenire su questo argomento. Aldo, questo sì, ma non Melli. Ilario però deve essere breve perché abbiamo la pubblicità. Abbiamo più di mezz'ora ancora. Allora, Ilario di Giambattista brevissimo e poi la linea, il televoto. Il penultimo break, poi c'è la supermoviola, Jacopo Savelli, mettiti in postazione, vai, entra in campo, Jacopo. Sono in campo già, Aldo. Perfetto. Eccoci qua, siamo già pronti. Allora, io volevo soltanto dire questo, che secondo me il campionato è comunque regolare, lo sarebbe stato anche se avesse vinto la Juventus, come tutti i campionati precedenti sono sempre stati campionati regolari. Nonostante gli arbitri abbiano commesso, come quest'anno, mai come quest'anno, degli errori tecnici gravissimi, importantissimi. Questa è la mia opinione, lo era prima della conclusione di questo campionato e lo è ancora adesso. Io invidio molto l'ingenuità di Corno, perché in realtà anche quello che è successo oggi dimostra che la situazione è difficile. Insomma, adesso io vorrei tornare sul discorso di prima di Collina. Io ti ringrazio, Collina. Ma è meglio essere ingenui che voler cercare e rimestare sempre il torbido. No, ma non è questione di rimestare, è questione perché di dopo cercare... Allora diciamo, c'è la guerra a Roma, e invece bisognerebbe anche da parte nostra... Mi senti? No. No, mi dispiace, fatti dare l'auricolare. Purtroppo sono sordo. No, ti sento, vedi che ti rispondo. No, invece anche da parte nostra bisognerebbe a volte svelenire alcune situazioni. No, comunque, vedi, io dico vedi quello che noi diciamo, che lo diciamo perché le cose migliorino, non perché le cose restino come sono. Le critiche che noi facciamo perché questa, secondo me, in questo campionato paradossalmente sono successe tante cose non belle, per usare un linguaggio così carino, che può essere la svolta per ma il anche futuro. Nel campionato scorso, io credo che quest'anno si sia un po' superato il limite nella credibilità generale. Scusa, del sistema, Gianfranco, perché guarda, sono stati... hai ragione, ma anche Corno lo sa, perché noi abbiamo dedicato tante puntate, quasi tutte le puntate a queste strutture. E quindi questa è la dimostrazione... Lui dice però, non erano errori soltanto in una direzione come da qualche parte. Esatto, questa è la dimostrazione. Quest'anno si è superato il limite perché veramente sono stati danneggiati in tanti e non solo uno solo. Gianfranco, perdonami, ma secondo te perché... La tecnologia, la moviola, i sensori alle porte, perché? I due arbitri, tutto quello che si potrebbe fare. Secondo te perché
nessuno del mondo del calcio perché si questo, batte. No, perché questo Cragnotti l'ha detto 10 minuti fa in esclusiva da noi, si batterà Zamparini, ha detto Sono pronto a rispondere perché questo è un mondo molto conservatore, è un mondo molto conservatore in voglio avere il potere, voglio il potere, voglio conservare il potere. Vogliono conservare il potere. Fa comodo a tutti. Il problema è la correttezza, non solo le cine prese, è la correttezza. È la correttezza, i mezzi tecnologici. Ma scusa, allora oggi quale spontaneità se poi la spontaneità è macchiata dagli errori. Oggi c'è erano tecnologici e basta. Era un disastro. Sì, ma se lo dici tu perché vuoi il potere. No, lo sai perché era un disastro? Perché un arbitro ha usato il buon senso. No, però questo buon senso, che tipo di buon senso ecco, era? Ecco, ma non si può sempre usare il buon senso. Una volta lo usa uno e una volta lo usa l'altro. Perché? Il buon senso ha una difficoltà, perché ognuno ha un tetto. Un arbitro è bravo fino a un certo punto, l'altro arbitro è bravo a un altro livello. Non sono tutti uguali, momento. Vorrei consigliare a tutti l'ambiente laziale che sta a Roma di seguire l'esempio. Non fare appelli secessionisti come hai fatto. Noi immedesimo nella Lazio, vorrei prendessero esempio dal presidente Cragnotti, che molto lodevolmente ha fatto il classico backpedaling, ha fatto un po' di marcia indietro proprio sul comportamento, sulla regolarità del campionato. Gliene diamo atto, perché questo campionato, mi associo a Corno, perché Cragnotti non c'è, io voglio dire una cosa, però Cragnotti ha detto a mia precisa domanda: ma prima di oggi che cosa è successo? Beh, prima di oggi non potevo essere contento di quello che è avvenuto. Certo. Ha detto Cragnotti. Speriamo che non se lo dimentichi. Ed è lodevole questo atteggiamento. Lo deve dimenticare, ma non degli arbitri. Sì, certo, bravo. Non degli arbitri. Allora, io sono veramente... Andiamo nel sistema calcio. Nella gioia per la Lazio, capito? Sono triste di come è stato portato questo campionato a perdere la credibilità presso... Allora, noi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Abbiamo cominciato a seminarlo con l'episodio dei Rolex. Fammi finire. Abbiamo seminato quando il signor Carraro, nostro presidente, dico nostro, ma non è vero, è presidente solo dei grandi club. Però è un grande presidente. Sì, grande presidente, però solo dei grandi club. Quando Carraro si è permesso di invitare i sette club perché non mi pare per che i club abbiano indicare chi voto. Erano i designatori e hanno nominato questi due designatori. Quando Carraro si permette di scrivere sui giornali, i voti pesano e non si contano. Il tuo voto, caro Menicucci, se con questo metodo qui vai a votare, vale uno, e quello di Umberto Agnelli un milione. E quella di Cragnotti quando vale? Un milione pure. Allora i voti si pesano nelle democrazie, non si contano. Noi stiamo raccogliendo, senza regole, noi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato con una struttura della federazione che non esiste, è una struttura della Lega che va profondamente cambiata. Dobbiamo cambiare le regole del calcio, ma non solo nel business. È intervenuto anche il Papa su questo, che di calcio poverino non ne capisce molto. E ha detto, non solo business nello sport, lo sport è una culla di valori, non solo di soldi. Lei è un poeta, presidente, lei è un poeta. Non sono un poeta. Scusa Gino, Zamparini, tu fai un discorso perfetto per gli addetti ai lavori. Per la gente comune. La gente lo capisce. Ma certo che lo capisce, perché è intelligente, ma voglio dire, per la gente comune il vero problema di quest'anno sono stati gli arbitraggi. La credibilità è stata persa per gli arbitraggi scandalosi. Come no? Io ritengo. Va bene che anche tu scappi. No, io non scappo. Io ritengo che l'errore di De Santi di domenica sia un errore che purtroppo gli arbitri, per la loro cultura, commettono tante volte al 92esimo quando su un corner fischiano un fallo che non è c'è. È vero. Lo fanno per cultura arbitrale, certo. Sbagliata. È stato di uno sfortunato De Santi, terribile. L'ha fatto nel momento più sbagliato della sua vita. No, De Santi non sbagliato. Uno non può suicidarsi. Ma sai chi è l'inventore di quel fischio al 92esimo? Lui. Eccolo lì. Non è vero niente. L'hai detto tu. Fammi finire, non è vero. L'hai detto tu per radio l'altra sera. Sono orgoglioso di aver dato il nome.
Fatemi ho finire. Aldo, il nome, perché era ragazzi, era la Zambarini. Dopo ma questo mi dice Aldo, prima di tutto ribatto per la correttezza. Aldo, io 5 anni fa ho scritto una lettera all'avvocato Agnelli e mi ha risposto il dottor Umberto. Ho scritto una lettera all'avvocato Agnelli dicendo: caro avvocato, siccome penso che lei sia un uomo di sport, l'ha dimostrato in tutta la vita, io vorrei che lei intervenisse su Giraudo e su Galliani, che stanno facendo della Lega un centro di potere. Questo l'ho scritto 5 anni fa. Hai avuto risposta? Mi ha risposto Umberto, perché non c'era più l'avvocato nel calcio, c'era Umberto, e mi disse: quello che fanno Giraudo e Moggi ha la mia approvazione. Perché? Perché Umberto, a differenza di noi, è nato nel potere. E per lui il potere è una cosa naturale, c'è nato nella culla dentro. Per cui per lui gestire il potere è come gestire la vita normale. Ma questo cosa c'entra? Non ho capito. No, c'entra molto, perché il discorso parte da lì. Da quando sono incominciate a entrare nella Lega dei valori diversi, della correttezza, della realtà. Sei fuori strada, voi, voi giornalisti fate finta di non saperlo, lo sapete. No, ma lo sapete! Ma che scusa? Lo sapete che Milan e Juventus dominano la Lega. Perché sono i più forti, no? Oggi vince la Lazio. No, ma come no? Perché vogliono che i voti si pesino e non si contano. Perché sono i più forti. Allora io sentisco subito. Allora cosa vuoi? Allora ragione. Io ti ho fatto fare un'intervista per portare avanti la tua campagna, ti ho dato una pagina del mio giornale. Non è stata tagliata una riga. Esatto. E allora non dire i giornalisti sanno. No, lui mi riferivo a lui. Zambarini. Allora dimostra. Tu è inutile che ti riferisci a me. Ma ti riferisci a me. Tu no, tu devi. No, tu mi hai detto, non lo so. Non girare intorno. La Lega, tu sai che è Lega. Milan e la Juventus comandano. Perché sono le due società più forti. E allora se deve comandare il più forte. Allora se deve comandare il più forte va bene così. Mosca dice. È giusto che comandi il più forte. Allora noi andiamo. No, non ho detto, non ho mai detto che è giusto. Più forti. Non ho detto che è giusto. È ingiusto. Ma la realtà è che Juventus e Milan sono la Russia. Sono i più forti. La Russia e l'America. Sì, ma, non, la verità. Sì, ma io non voglio la Russia e l'America nel calcio. Nel calcio voglio lo sport. Mi hai dato ragione. Aldo. Allora. Un momento, si ritarda sempre la supermoviola. Melli, breve però, no, perché ma io brevissimo, io dico. E c'è un documento dico, di Mazzone. Ma chi si collegasse in questo momento avrebbe la sensazione che ha vinto la Juventus sul Milan. Ma non è possibile, abbiate un po' di decenza. Io dico, non è possibile, almeno in questa sera memorabile, partecipate anche voi. Sportivamente Franco, è successo scusa Zambarini, queste cose l'ha dette sempre, l'hai detta anche tu, perché tutti i lunedì hai detto ci sono le squadre che ma io l'ho premesso adesso prima. La Lazio ha rotto questo monopolio, questo dice Zambarini, però restano due valori. Io l'ho premesso prima, ho detto che gli dèi del calcio hanno deciso così. Secondo me c'è proprio da oggi un piccolo spiraglio di luce, si può lavorare. Si può fare quello che vuole Zambarini. Perché il vinto ha cambiato il mondo, è uguale a prima. Eh? È uguale a prima il mondo. Ma perché? Non perché hai vinto, non sarebbe cambiato. Cos'è? Era tutto ingiusto prima, è giusto perché hai vinto. Ma non è vero. Ma lei, Zambarini, allora lei è un ipocrita. Perché lei ha appena finito di fare i complimenti a Cragnotti. Jacopo Savelli, supermoviola. Jacopo Savelli. Zambarini ha appena finito di fare i complimenti a Cragnotti. Adesso devo chiedere scusa di avere confuso un fatto così straordinario come quello della Madonna di Fatima con una povera storia sportiva. Bravo. Povera storia sportiva. Bravo maestro. Allora. Chiedo scusa agli ascoltatori e alla Santissima Vergine. Vai. Ho fatto il mio dovere. Bravo Franco. Senti Franco, allora noi andiamo avanti ancora per 3 puntate fino agli europei. Quindi il processo continua lunedì, poi vi dirò l'orario, se in prima serata o in seconda serata, perché dobbiamo vedere tante cose. C'è lo spareggio, ricordiamoci, Parma-Inter, c'è il calciomercato, c'è la nazionale che può giocare, ha fugato il rischio dello spareggio e quindi si prepara per questi europei. Quindi manderemo e faremo un dibattito appunto sul futuro del calcio italiano e manderemo questo documento. Allora, chiudi la moviola, gli ultimi episodi, vi prego, perché devo mandare ancora un filmato di Mazzone, intervista esclusiva di Mazzone. Su questa partita. Questo non è allora, rigore. Vediamo il secondo rigore concesso alla Lazio, abbiamo detto che il primo c'era, il secondo invece molto meno. Allora, l'azione di Pancaro sulla corsia destra dell'attacco laziale, vedete, finisce a terra dopo un contatto o presunto tale con Morabito. Subito le proteste nei confronti di Borriello, che non era vicinissimo all'azione. Vediamo questo dettaglio con Pancaro
che cade a terra in avanti. Ancora una volta l'intervento, in questo caso entreremo nel set virtuale, dunque direttamente nel terreno di gioco dello Stadio Olimpico. Ecco la posizione di Borriello, che vede il braccio largo di Morabito, che per la verità si appoggia leggermente su Pancaro. Qui c'è il guardaline che può valutare perché è in buona posizione. Vedete subito che i piedi dei due giocatori non sono assolutamente a contatto. E io penso che questo caso sia un caso abbastanza evidente di caduta, diciamo così, accentuata. Penso che questo rigore non ci fosse e credo anche che la prova televisiva, magari l'anno prossimo, la prova televisiva deve servire per il tuffatore a dare 5 domeniche di squalifica. Ecco, andrebbe allargata alle simulazioni palesi, perché queste sono cose che certamente non sono positive, insomma. Sicuramente questo rigore, francamente, non mi pare proprio ci fosse, Aldo. L'antisportività va punita. Abbiamo chiuso, era l'ultimo episodio? Ma ce n'è un altro brevissimo, se vuoi, nel secondo tempo, ma proprio lo commentiamo, diciamo così, en passant. Invece un'altra protesta legittima della Lazio. Partiamo pure con le immagini, perché Borriello ha concesso questo rigore molto dubbio. Non ne ha dato invece un altro per questo contatto tra Stovini e Marcelo Salas nel secondo tempo. Vedete, qui l'intervento mi sembra nettissimo e certamente questo era un calcio di rigore che non è stato concesso. Con gli episodi abbiamo finito, Aldo, però devo ricordare ancora una volta, poi tra poco nei dettagli Lia Capizzi lo farà meglio di me, la nostra iniziativa contro la violenza negli stadi, che peraltro potrà far vincere a qualcuno fortunato un bel viaggio ai campionati europei, le partite della nazionale italiana. Allora, lo striscione di questa settimana è violenza, meglio malati di tifo. Devo prendere un bigliettino per ricordare chi è che lo ha inviato. Si chiama Marisa Tridici, di Vittuone, in provincia di Milano. Continuate, perché l'iniziativa naturalmente andrà avanti con le prossime puntate del processo. Abbiamo finito con la Supernoviola. Lia, rapidissima, Lia. Dunque, la nostra iniziativa è il processo di Biscardi, Radio 105, Wrangler Jeans. Continuate a inviare i vostri striscioni, che siano spiritosi, divertenti, fantasiosi e soprattutto non razzisti. Vi ricordo soltanto che avete a disposizione un massimo di 5 parole. Le modalità: o ce le inviate via fax, quindi 0265512245, oppure tramite indirizzo di posta elettronica, quindi email 105@105.net. Tutti insieme veramente potremo rendere gli stadi italiani un po' più belli. Quindi viva la fantasia e no alla violenza. Allora, chiudiamo Wrangler, chiudiamo la Supermoviola e ringraziamo Wrangler per avercela offerta. Preparati per il Vado alle bombe. Mercato delle bombe di Mosca. Wrangler, the authentic western jeans. Oh, che caldo fa. La denuncia di Mazzone, il calcio è pulito, con me c'è sempre calcio pulito, e un attacco violentissimo a Gaucci, il presidente del Perugia. Mazzone al microfono di Maurizio Biscardi, vediamolo qui, subito. Poi c'è Maurizio Mazzone, che contribuisce al secondo scudetto della Lazio, un fatto storico, se vogliamo. E possiamo dire che per far vincere il campionato della Lazio c'è voluto un romanista. Dai, una battuta, penso che i tifosi della Lazio e della Roma me la perdoneranno. Ma io ho sempre detto questa settimana che mi dava fastidio sentir dire che Perugia, come l'anno scorso col Milan, che aveva favorito la vittoria del Milan, tutte queste cattiverie gratuite. A me mi sembra giusto che l'allenatore più vecchio d'età e di milizia si è fatto sentire, sia in modo con la voce, con le interviste, poi ha cercato di far capire alla gente che il calcio è pulito, non date retta a tutto quello che si dice, quello che scrivono, non tutto è vero, questi discorsi di manovre, di arbitri che si vendono, non è vero affatto. Oggi il Perugia ha dimostrato tutto questo, ha onorato il calcio esce da questa vittoria del Perugia a testa alta, lui, il Perugia, la stessa Juventus che ha perso con grande classe, e con l'arbitro Collina, che è stato veramente un arbitro eccezionale. E la Lazio campione d'Italia. E la Lazio che ha beneficiato di tutto questo. Però adesso io dico alla Lazio, questa volta che ne ha beneficiato della lealtà, della correttezza degli altri, va bene. L'anno scorso invece è stato messo in dubbio che il campione non fosse regolare. Questa dimostrazione che non sempre quello che si dice è verità. Perciò crediamo di più al calcio. Facciamo di tutto affinché questo calcio resti il gioco più bello del mondo, non lo sporchiamo con cattiverie gratuite.
Perugia in Intertoto con Carletto Mazzone in panchina. Non so, adesso io devo parlare col presidente a quattro occhi, dove ho letto tante sue interviste, tanti suoi programmi, vorrò sentirli così in prima persona e poi di comune accordo vediamo quello che ci sarà da fare. Presidente Gauzzi, penso che venga mal consigliato, a volte ha delle reazioni che io non lo capisco. E se fosse un pochino più cauto, un po' più tranquillo, se contasse fino a 10 prima di partire in quarta, probabilmente sarebbe un ottimo presidente. Ma io dico, parto sempre dall'idea che non è ben consigliato. E nel calcio è facile trovare gente che dice che l'allenatore non capisce niente, che il giocatore non si impegna, che il giocatore va a donne, che il giocatore non è leale e che tutte queste cose così. È facilissimo nei momenti che c'è una sconfitta. Questo era Mazzoni, sincero come sempre, top 11 e Maurizio che è già pronto per le bombe a chiusura di questa straordinaria puntata del processo. Top 11, televoto. C'è l'appuntamento con la top 11 della Sony, i migliori ruolo per ruolo. Il più bravo portiere è Toldo della Fiorentina con 6,68, Frey segue a 6,63. Terzino destro della top 11 della Sony, Cafu con 6,33, Negro segue a 6,30. Terzino sinistro, Pessotto.